C'era un tema su, come dire, la doppia morale borghese. Da una parte nell'Occidente si sviluppa un universalismo dei valori, dall'altra però la morale borghese riconduce tutto all'interesse privato, alla massimizzazione del proprio interesse in chiave tutto individualista. Ed è una tensione che è decisiva nella storia dell'Occidente tra il Settecento e gli anni attuali. Ma in realtà per molto tempo si è trovato una sorta di equilibrio. Anche prima il movimento operaio, eccetera. Ma non solo, perché poi le leggi antitrust negli Stati Uniti non l'ha fatta il movimento operaio, l'ha fatta il Partito Repubblicano. Cioè sostanzialmente sono leggi fatte dal capitalismo per limitare la distruttività del capitalismo. Adesso non è così, e allora molti mi dicono: questo è il neoliberismo. Io dico: non è il neoliberismo, è che il movimento operaio non c'è più. E se il movimento operaio non c'è più, non è perché Reagan ha deciso che non ci fosse più. Il movimento operaio non c'è più per tanti motivi. Uno sicuramente la precarizzazione del lavoro, eccetera, ma uno è anche che proprio questo mix impressionante che c'è stato per un secolo e più di difesa degli interessi di un ceto, gli operai, e di grande progetto di trasformazione è saltato, ed è saltato con la fine del progetto di trasformazione, parlandoci chiaro. A questo punto sostanzialmente c'è questo capitalismo che ha trionfato non per la sua ideologia, ma perché non aveva niente contro. Questa è la mia posizione. Ha trionfato perché non c'è niente che le si opponga, perché i partiti di sinistra sono per il mercato come quelli di destra, eccetera. Che cosa significa tutto questo? Che non c'è un movimento. Perché non si crea una soggettività, un movimento che pongo un limite a questo. Perché non crediamo più in un progetto di società alternativa. Non questo perché siamo vili. No, non perché siamo vili, perché non crediamo più in un progetto di società alternativa, secondo me. Io quello che dicevi prima sulla disperazione, che è anche un po' caratterizzante in un certo senso, non riesco a vedere altre alternative possibili se non quella che ho. Esatto. E quindi fatalismo, cioè, totale. Quella cioè che ho, oppure il mondo sta finendo. Oppure il mondo sta finendo. Cioè la disperazione è anche il mondo sta finendo.